appuntamento con il presidente del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano, Alburni, Tommaso Pellegrino, per fare un bilancio delle ultime attività che il parco ha messo in campo. Si parte dal turismo per arrivare al protocollo d'intesa con l'AIS, insomma, tante iniziative. Sì, sono tante le iniziative che abbiamo messo in campo nell'ultimo periodo e che stiamo portando avanti. Sul turismo mi ha fatto molto piacere, abbiamo realizzato il primo forum del turismo con tanti operatori che hanno partecipato, che hanno detto la propria idea, che hanno voglia di partecipare, ma che hanno voglia anche di fare le scelte che ci potranno consentire una programmazione per creare quel turismo di qualità e soprattutto per mettere ordine nel settore del turismo nel nostro territorio. A breve presenteremo, a breve costituiremo anche un tavolo, ristretto, rappresentativo dei territori e delle varie realtà che ci sono per fare proprio per avere un continuo rapporto di scambio di informazioni e di idee. Noi dobbiamo arrivare e tendere a cercare di creare quell'armonia, ma soprattutto quell'organizzazione che possa dare ai turisti l'idea di un territorio ben organizzato e lavorare contemporaneamente e parallelamente sul migliorare anche i servizi che ci sono nel territorio del Parco Nazionale del Cilento degli Alburni. D'altra parte, io voglio ribadirlo, noi abbiamo la fortuna di vivere in uno dei territori più belli del mondo, il parco più grande d'Italia, con 4 riconoscimenti UNESCO, tra i mari più premiati d'Italia. Da un punto di vista naturalistico e paesaggistico, certamente non siamo secondi a nessuno. Certo, dobbiamo tendere però ad un turismo di qualità. Parallelamente abbiamo portato avanti anche altre due iniziative di un certo valore. La prima sui giovani, perché noi riteniamo che oggi i giovani non possono essere soltanto motivo di dibattito televisivo, ma ai giovani bisogna dare delle risposte concrete. Alla Regione Campania abbiamo detto chiudiamo quella stagione della formazione che non serve. Noi viviamo una regione che ha fatto più formazioni in assoluto di tutte, ma che poi alla fine una ricaduta concreta sul territorio è stata alquanto, a mio avviso, deludente rispetto alle attese. Allora lavoriamo invece per incentivare i nostri giovani. Ecco, noi come parco ci siamo proposti anche di realizzare entro il 2020 una serie di nuove aziende che partano dai giovani, quindi creazione di un lavoro concreto, utilizzando che cosa? Le risorse del territorio. Oggi abbiamo siglato il protocollo con l'Associazione Italiana Sommelier perché il vino, la produzione vitivinicola, rappresenta sicuramente uno dei settori in espansione più importanti. Perché no? Il vino, come tante altre cose, possono essere quelle risorse del territorio che può generare lavoro, che può generare opportunità, che può determinare crescita per un territorio come il parco. Ecco, questo è quello che stiamo mettendo in campo con grande determinazione. Parallelamente, finalmente nell'ultimo consiglio direttivo abbiamo anche approvato la delibera che consentirà l'istituzione del tavolo per la revisione del piano del parco. Noi sappiamo che il nostro piano è spesso al centro di oggetto di polemiche, di attenzioni, di discussione. Ma anche giuste, molte di queste osservazioni sono giuste e puntuali perché? Perché ormai il piano è datato, c'è bisogno quindi di una revisione. La revisione come la vogliamo fare? Andando ad analizzare le criticità che sono emerse in questi anni di applicazione del piano, perché in questo modo se noi riuscissimo a risolvere almeno una parte importante di queste criticità, risolviamo un problema ai comuni, ai cittadini e alle famiglie che vivono nel parco. Ecco, quindi parallelamente chiaramente al lavoro che facciamo sulle criticità del piano, lavoreremo anche al regolamento del piano del parco, che oggi non abbiamo, alla realizzazione del piano paesistico, che è un altro punto importante e qualificante. Nel piano abbiamo inserito anche il tavolo sulle linee guida della sentieristica del parco, perché noi riteniamo la sentieristica uno dei momenti fondamentali in un territorio con le caratteristiche come il nostro, e poi dobbiamo riempirlo di contenuti e di numeri. Numeri mi riferisco ad un'analisi economica, ad un'analisi sociale, ad un'analisi anche geologica. Quindi dobbiamo mettere un po' di numeri. Questi numeri sono determinanti per poter mettere in campo quelle che sono le strategie di programmazione di una realtà come la nostra, di un'area protetta come la nostra. Perché noi dobbiamo conoscere quelli che sono i bisogni, quelle che sono le esigenze, ma quella che è la situazione reale che oggi viviamo, da quante sono le attività produttive nel territorio, a quanti sono le sorgenti, a quanto è il carico, quando è il fabbisogno energetico per ogni famiglia. Quindi dobbiamo oggi lavorare anche su questi temi, perché noi arricchendo il piano con questi dati noi riusciamo a programmare e riusciamo a fare una programmazione anche concreta, attenta, specifica, ma in linea con quelli che sono i bisogni della gente. Io lo ricordo sempre, il nostro non è una riserva,
Il nostro è un'area protetta, fortemente antropizzata, ci sono tante le famiglie che vivono qui, quindi noi, ecco, quando parlo di sburocratizzazione, ne parlo perché le famiglie qui non possono essere trattate allo stesso livello degli speculatori che vogliono invece distruggere il territorio. Il vero salto di qualità noi lo faremo quando riusciamo a distinguere da una parte quegli speculatori ai quali dobbiamo dire con forza, no, e con determinazione, dall'altra parte invece le famiglie che vogliono mettere in campo delle iniziative virtuose che servono appunto alla crescita della famiglia stessa. Ecco, qui è il vero grande obiettivo per fare appunto quel salto di qualità che consentirebbe oggi di vivere bene anche all'interno di un'area protetta come la nostra, anche perché dovunque, in qualsiasi posto del mondo, una ricchezza e una tanta ricchezza come quella che abbiamo qui da noi, tanta bellezza come quella che abbiamo qui nel Parco del Cilento Valano degli Alburni, dovunque diventerebbe una opportunità, qui da noi diventa un problema e questo è inaccettabile. Questo mi fa rabbia, ma fa rabbia a tanti amministratori e fa rabbia a tanti cittadini che amano la propria terra. Ecco perché noi dobbiamo trasformare questa rabbia invece in un'opportunità concreta per chi vive innanzitutto all'interno del parco e poi appunto grande attenzione a quel turismo di qualità che oggi può diventare un altro volano straordinario. La regione, sia per quanto riguarda i giovani, sia per quanto riguarda il turismo, ci è stata vicino, hanno partecipato gli assessori di competenze, di questo chiaramente li ringrazio, quindi a dimostrazione del fatto che oggi possiamo lavorare anche con una sinergia istituzionale a 360 gradi, però adesso c'è bisogno anche di azioni concrete e questo è quello che ho chiesto anche alla Regione Campania e che abbiamo chiesto anche alla Regione Campania. Abbiamo un direttivo che sta lavorando veramente con grande impegno, con grande serietà, con grande unione, e con grande sinergia e questo ne sono soltanto onorato, ho la fortuna appunto di avere un bellissimo consiglio direttivo fatto anche con tanti sindaci, da tanti esperti, da tante competenze, da tante capacità. Adesso a breve andremo a regime anche con il direttore che ci auguriamo nei prossimi giorni diventerà appunto, sarà scelto nella terna che il direttivo ha proposto e quindi anche questo contribuirà a creare stabilità in un ente come il nostro che sta mettendo in campo veramente tante iniziative. Quindi c'è tanto ancora da fare, c'è tanto da portare avanti, ma siamo certi che conoscendo le tante risorse che abbiamo sul territorio, anche umane, e le grandi qualità che ci sono, possiamo fare molto bene. Presidente, le aziende che stanno aderendo al marchio del parco. Ma il marchio è una grande opportunità, il marchio è una grande opportunità perché oltre il marchio del parco, perché oltre a definire la territorialità, noi dietro quella territorialità nella comunità emblematica della dieta mediterranea ci deve essere ovviamente quella territorialità, deve coincidere con qualità e deve dare una possibilità in più sia alle nuove aziende, a qualcuno che pensa oggi di realizzare delle nuove aziende, sia alle aziende esistenti che fanno tanti sacrifici e che portano avanti il proprio lavoro valorizzando appunto le nostre risorse. Ecco, sono tante le aziende che ne hanno fatto la richiesta. Noi siamo nei prossimi giorni consegneremo ufficialmente il marchio a queste prime aziende, saranno circa 50-60 le prime aziende alle quali consegneremo il marchio, ma lo stiamo facendo anche con un certo rigore, perché chi pensava che bastava fare la domanda per avere la concessione del marchio, non è così. La Commissione sta lavorando con grande puntualità, sta analizzando tutti i vari aspetti perché chiaramente quelle aziende devono avere anche i requisiti giusti per poter avere il nostro marchio. Tanto è vero che all'interno della Commissione c'è anche l'importante lavoro che stiamo facendo insieme all'ASL, perché chiaramente c'è un aspetto fondamentale legato proprio a una serie di norme che ci sono, che le aziende devono possedere e quindi il contributo dell'ASL rende ancora più qualitativo e diciamo anche un po' più attento il lavoro istruttorio che sta facendo la Commissione per la concessione del marchio del parco. Il marchio deve veramente essere una grande opportunità. Proprio a proposito dei vini, io lo dicevo e lo continuerò a dire, noi dobbiamo fare anche in modo, in questo ecco perché abbiamo chiesto anche un aiuto all'Associazione Italiana Sommelier, di fare in modo che i nostri ristoratori devono proporre le carte dei vini del Parco Nazionale del Cilento Valano degli Alburni. Noi abbiamo tante aziende virtuose, tante aziende che sono riconosciute anche fuori dai nostri confini come aziende eccellenti, che producono un vino di grande qualità. Noi li dobbiamo proporre perché noi non possiamo oggi andare in ristoranti dove ci sono solo etichette di vini di altri territori e non ci sono i nostri vini, come non c'è il nostro olio, che è il punto di eccellenza della nostra comunità, della emblematica della dieta mediterranea. L'olio è il capitano della dieta mediterranea e noi abbiamo tante aziende che fanno un lavoro straordinario, di qualità eccellente e ci deve essere però
quelle etichette, quell'olio del territorio deve essere presente nei nostri ristoratori. Ecco, queste sono le vere grandi sfide e rispetto alle quali noi stiamo lavorando. C'è bisogno un po' di tempo, perché c'è bisogno di una campagna di sensibilizzazione, c'è bisogno che queste cose vengano seguite. Il marchio è, a mio avviso, e a nostro avviso, il momento fondamentale per realizzare tutto questo. Chiaramente dopo il marchio stiamo già mettendo in campo la rete del gusto della dieta mediterranea, perché dobbiamo coinvolgere i ristoratori affinché utilizzino i prodotti del territorio, affinché utilizzino il nostro olio, utilizzino il nostro vino, utilizzino i nostri tanti prodotti della filiera agroalimentare. Io penso che le risorse ci sono. Poi dall'altra parte lavoriamo ad implementare e aumentare una serie di produzioni, perché poi c'è da dire anche questo: non sempre alla domanda risponde una sufficiente produzione. Ecco, dobbiamo aumentare anche la produzione di alcuni prodotti che oggi vengono richiesti e che fanno mercato. E su questo, ecco, gli incentivi ai giovani, gli incentivi alle aziende, gli incentivi alla nostra agricoltura, il più possibile sburocratizzata, a nostro avviso. Il problema invece dei cinghiali a che punto sta? Ma siamo a un buon punto, dobbiamo soltanto adesso fare la consegna dei tesserini, dei selecontrollori. Abbiamo finito questo percorso, il percorso selettivo, il percorso burocratico, che è stato non di poco conto. Adesso stiamo realizzando proprio in questi giorni i tesserini, quindi a breve consegneremo ai 230 selecontrollori il tesserino, e quindi ci saranno nel nostro territorio le squadre che potranno fare il selecontrollo dei cinghiali, e quindi inizieremo a dare anche dei numeri. Ma io lo ripeto sempre, è importante questo aspetto, perché noi faremo anche soprattutto il controllo sanitario di quelle carni, e quindi potremo mettere in campo quel meccanismo virtuoso della filiera delle carni del cinghiale, di cinghiale, che rappresenterà un'opportunità ulteriore nei nostri territori, un'opportunità anche lavorativa oltre che qualitativa. Quindi le carni di cinghiale avranno il marchio del parco, perché sono carni controllate. Oggi spesso non succede questo, in quanto le carni di cinghiale che arrivano sulle nostre tavole non hanno il controllo sanitario adeguato, e questo è un grosso rischio da un punto di vista sanitario, che si può trasformare anche in un problema un po' più serio. Ecco perché qui ci teniamo noi a mettere in campo la filiera delle carni di cinghiale.